Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera parleremo di un fenomeno che, ahimè, continua imperterrito a essere presente soprattutto nelle nostre scuole e sul nostro territorio italiano. Abbiamo già dedicato in passato qualche trasmissione dove abbiamo toccato anche superficialmente il problema, però questa volta vogliamo proprio occuparcene un po' in modo un po' più approfondito. Infatti questa sera parleremo di bullismo e cyberbullismo. Io do subito il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera, do subito il benvenuto alla dottoressa Manuela Ponti, psicologa e psicoterapeuta, che è anche in rappresentanza dell'Associazione per il Disagio Giovanile AIDD, poi ci spiegherà esattamente di che cosa si tratta. Grazie. E do anche il benvenuto in collegamento al collega Luca Pagliari, che è autore del libro Cuori Connessi, tu da che parte stai, che ha scritto per la Polizia di Stato e Unieuro, soprattutto all'interno del grosso progetto di cui poi ci parlerà, che è Cuori Connessi, fatti proprio con il grosso leader nella distribuzione dei elettronica di consumo, che è un progetto che ormai dura da anni e che insomma, sta dando veramente degli ottimi risultati. Allora, io inizio subito dalla dottoressa Ponti. Allora, innanzitutto ci dica qualcosa di AIDD. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, AIDD è un'associazione che conta ben 44 anni in quello che è il territorio lombardo, in particolare del milanese. Si occupa da sempre di disagio giovanile, a partire dalle diverse forme. Negli anni 70 si parlava del contrasto alle tossicodipendenze, oggigiorno si è avviata all'interno di quei percorsi di tutela all'interno delle scuole che vanno a cercare di prevenire comportamenti di bullismo e cyberbullismo, anche perché purtroppo per noi questi comportamenti, che in realtà ci sono sempre stati all'interno di quello che è la vita dell'essere umano, certo, oggigiorno hanno preso piede, soprattutto nell'ambito del cyberbullismo, e a contatto con adolescenti e preadolescenti davvero c'è tantissimo da fare. E questa associazione si occupa appunto di prevenire e contrastare quello che sono le forme di dipendenza, anche da videogiochi piuttosto che da digitale, e in questo senso cerca di favorire una socializzazione che sia di tipo educativa, emotiva e relazionale all'interno del comparto scolastico. Ecco, iniziamo invece ad entrarci nel problema di questa sera. Ecco, vogliamo definire, se esiste poi una definizione, adesso non lo so, poi ce lo spiegherà ovviamente lei, cosa si tratta quando usiamo i termini bullismo e cyberbullismo? La definizione è molto ampia anche a livello giuridico, certo, si tratta immagino. Di tutti quei comportamenti di tipo intenzionale che hanno caratteristica di violenza o comunque sono reiterati nel tempo a danno di una vittima. Possono essere nell'ambito del bullismo procurati da una sola persona piuttosto che da un gruppo, mentre nel cyberbullismo l'estensione è davvero enorme, perché basta una sola persona, immaginiamo i leoni da tastiera, quanto certo possono scrivere, quanto possono dire nei riguardi di una persona, tant'è vero che poi si tratta di una vera e propria violenza. Le caratteristiche della violenza possono essere fisica, ad esempio nel bullismo si ha un contatto diretto, ma anche psicologica, nel fatto di intimidire un'altra persona. All'interno invece del percorso del cyberbullismo non abbiamo una violenza effettiva, anche se al giorno d'oggi purtroppo si passa anche all'atto, nel senso che la possibilità che si ha coi cellulari di rintracciare la persona, quindi nel sistema del digitale, portano anche ad avere atti di violenza su persone che sono completamente sconosciute. Ecco, all'inizio di trasmissione ho detto che purtroppo, è la verità, continua a essere presente sul nostro territorio, soprattutto a livello proprio scolastico, e intendo ovviamente tutti i gradi di scuola, cioè dalla primaria fino ad arrivare anche alla scuola superiore, insomma, alla secondaria. Ma qual è veramente la grandezza e le proporzioni di questo fenomeno? Guardi, il fenomeno inizia sempre con piccole cose. Le faccio un esempio. Oggi nelle scuole elementari, quindi nella primaria, troviamo dei giochi nuovi che sono il gioco della campana, eccetera, con comportamenti al termine di questi di bambini che all'età di 7-8 anni fanno il gesto dello sparare a qualcuno.
Da dove arriva questo comportamento strano, straordinario, dove a scuola si dovrebbe imparare il rispetto e quindi non certo il gesto di uccidere qualcun altro? Da quello che sono i programmi televisivi. Credo di non citare nulla o di non dire nulla di straordinario quando su Netflix passa il programma Squid Game, che appunto, visto da minori, perché in realtà sarebbe vietato, fa in modo che questi bambini apprendano comportamenti che hanno un'origine, cominciano a far scaturire il pensiero che in fin dei conti la vita dell'altro, il comportamento dell'altro non è utile, non è da rispettare, perché comunque se perdi a un gioco puoi perdere anche la vita. Questi comportamenti utilizzati nel tempo e portati poi a quello che sono i giochi ad esempio digitali, dove a scuola o in casa si insegna a rispettare l'altro, non picchiare, non alzare le mani, abbiamo poi dei fanciulli che giocando ai vari videogiochi imparano che aggredire, combattere, distruggere, far morire l'altro diventa divertente, eccitante e permette di salire di livello. Quindi in questo momento nella nostra società, per quanto riguarda i nostri giovani, abbiamo due polarità. In una si insegnano anche con l'educazione civica a scuola tutta una serie di insegnamenti, di comportamenti e di riflessioni che vengono fatte nell'ambito scolastico, per poi uscire da scuola e ritrovarsi all'interno di un mondo che dal televisivo fino al digitale diventano invece momenti di apprendimento comunque esistenti, in cui le caratteristiche di quello che viene appreso è di natura basato sulla rabbia e quindi sul fatto di contrastare l'avversario, di prevaricarlo, che è esattamente il contrario di quello che viene insegnato a scuola. E quindi abbiamo una sorta poi di confusione nel tipo di comportamento che deve essere adoperato da parte dei ragazzi, e questa confusione genera poi che cosa? Una difficoltà nell'interagire con l'altro, e se ricevo un no, questo no mi fa scaturire rabbia e quindi lancio un pugno, e se lancio un pugno questa volta magari la prossima volta lancerò il cestino all'insegnante che mi dà un brutto voto. Tutte cose di cui certo parlo sono fatti accaduti, reali, certo, quindi purtroppo è una sorta di cortocircuito. È certo che è un cortocircuito, è pur vero che esistono delle normative legate ad esempio ai videogiochi che limitano l'utilizzo di questi, però non c'è pubblicità. Io incontro genitori che non hanno idea né di che cosa sia lo Squid Game, perché basta lasciare i ragazzini davanti al televisore, oggi lavorano praticamente tutti e quindi diventa difficile, certo, scegliere il tipo di programma, perché non vi è, a parte la dichiarazione, non vi è assolutamente null'altro per limitarne l'utilizzo. E all'interno dell'ambito del digitale basta guardare TikTok piuttosto che YouTuber, sono lì da vedere, all'interno ci sono scene comunque che portano a istigare comportamenti che sono poi di violenza. Ricorderò, cos'era quest'estate se non un pochino prima, un video realizzato dove si faceva inciampare una terza persona, quindi due amici si mettevano d'accordo per far inciampare un terzo che cadeva, e c'è anche chi si è fatto molto male. Certo, certo. E questi comportamenti che poi fanno scaturire la risata diventano poi oggetti di ripetizione, perché fa ridere, e quindi siccome fa ridere lo dobbiamo fare anche noi. Questo è il modo. Ma perché? Perché comunque rispetto a una crescita la consapevolezza di un dato comportamento avviene proprio nel corso della maturazione, e quando si tratta di preadolescenti che non hanno ancora raggiunto quel tasso di maturazione è chiaro che il loro comportamento si conclude in un "ma io non lo sapevo". Questo certo, è ovvio. Ecco, poi su questa cosa ci torneremo più avanti, perché è interessante anche dei comportamenti in rete, le famose challenge, quelle che chiamano. Ecco, io adesso poi passerei al collega Luca. Ecco, Luca, ci puoi descrivere questo grosso progetto portato avanti dal noto retailer di elettronica e consumo Unieuro e la Polizia di Stato, che voglio dire sta avendo anche molto successo, insomma, si ripete già da un po' di anni. Dunque, innanzitutto buonasera. Il progetto nasce dall'idea di portare storie innanzitutto, e quindi mettere in contatto ragazzi tra di loro, raccontare storie a volte anche positive legate alla rete, sia ben chiaro, e più che altro sospendere il giudizio. Questa è una cosa che io ho sempre fatto in maniera empirica, perché ricordo i famosi predicozzi che arrivavano quando andavo a scuola, c'era il famoso rapporto che quindi se fai questo ti accade quest'altro. Cuori connessi è una parentesi aperta, quindi anche le storie raccontate nei due libri, storie
reali, qualcuna di fantasia, ma prende spunto da episodi realmente accaduti. Io ho cercato di raccontare le storie, ma senza arrivare sempre a un finale e quindi applicarci una morale. Lasciare aperta l'ipotesi che siano i ragazzi stessi a trarre delle conclusioni, secondo me è uno degli elementi vincenti di questo progetto. E quando parlano i ragazzi, quando raccontano le loro storie in video o attraverso i libri, come stiamo facendo, gli audiolibri o quello che è, riusciamo a raccogliere quel tipo di attenzione che non è scontata e che sicuramente genera inevitabilmente degli spunti. Ci è capitato anche, voglio dire, nel corso di questi anni di vivere situazioni molto gratificanti. Chi fa prevenzione, io mi nutro di dubbi, non ho verità, ma non so chi ha ragione, chi ha torto, non ho la minima idea. Chi fa prevenzione è appeso a un sì. Può darsi che qualcuno un domani, se oggi ha ascoltato quella parola e quella parola si è fermata, può darsi che cambierà un comportamento, può darsi. Non ho certezza, non ho nessuna certezza. Nel mezzo di questa nebbia penso ad Alessia, penso a Camilla, penso a Daniel, penso a tantissimi ragazzi che grazie a questo progetto, o vuoi perché in teatro hanno assistito a delle cose o perché hanno letto il libro che è stato distribuito, i due libri sono stati distribuiti in 400.000 copie, ma ci sono anche più di 200.000 download. Ecco, quando i ragazzi poi ti vengono a dire se ha parlato lui, parlo anch'io, e hanno tirato fuori questo tipo di dolore, per me è un po' come, facendo una metafora calcistica, quello è il gol, che poi la parola gol significa appunto raggiungere l'obiettivo. Cioè ci sono dei nomi, io mi aggrappo a quei nomi, ci aggrappiamo a quei nomi, che sono ragazzi che attraverso questo progetto hanno trovato la forza di parlare. E qualcuno anche ha compreso, mi ricordo un episodio di un ragazzo che si avvicinò con una professoressa, questa professoressa si chiama Veronica, questo ragazzo mi disse: non è quello che credi, io sono uno che ha massacrato per mesi una ragazza, oggi ho assistito a questa storia e un po' mi vergogno, ti volevo dire che non lo rifarò più. Io non so se l'ha più rifatto, però quel giorno un po' di buona volontà ce l'ha messa, cioè accompagnato dalla professoressa è venuto a confessarsi, diciamo, e si è guardato un po' allo specchio. Volevo aggiungere una cosa per quello che riguarda poi i programmi televisivi, le serie e quanto altro. In particolar modo la scorsa settimana mi hanno invitato a parlare in un'assemblea di Squid Game, che è il lavoro di Netflix più diffuso al mondo, è vietato ai 14, ma non c'è nessun limite. Quello che è più preoccupante, se analizzato, può essere un banco veramente di discussione enorme, perché si parla di diseguaglianza sociale, di che cosa si è capaci di fare in cambio dei soldi, il valore della vita. Dentro ci sono tanti elementi. Il vero problema è che nessuno ha più il tempo. Questa è una società che va di fretta, non è rapida. Andare di fretta significa essere superficiali, essere rapidi significa invece approfondire le cose. E qui non si approfondisce più nulla. Quindi qualsiasi serie, qualsiasi cosa, se seguita, vissuta, analizzata con un genitore, con un familiare, può diventare anche spunto sicuramente uno spunto interessante per fare un'analisi. Del resto io sono cresciuto con l'Arancia Meccanica, i Guerrieri della Notte e ancora peggio con Pippi Calzelunghe, perché lei camminava sui cornicioni, prendeva le barche, si tuffava dicendo adesso vi insegno a nuotare, si tuffava e faceva tuffare gli altri che non sapevano nuotare, i suoi due amici vittime. Però forse uno era seguito in altra maniera, forse c'era un altro approccio, ecco. Benissimo. Ha detto cose molto importanti, tra l'altro insomma, che cose su cui riflettere, magari poi torneremo sull'argomento. Ecco, io adesso do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con Sei in Salute perché continueremo a occuparci di bullismo e cyberbullismo.
Bentornati qui in studio con Sei in Salute. Questa sera stiamo parlando di bullismo e cyberbullismo. Ecco, dottoressa Ponti, il collega ha tirato fuori un sacco di spunti su cui è bene anche soffermarci, ma una cosa volevo subito, a parte, voglio dire, giustamente Luca ha sottolineato anche il sommerso che c'è, quindi le cose che non vengono poi a galla, però un altro grosso problema, e mi corregga se sbaglio, è che anche è un problema che viene spesso sottovalutato, si dice ma sono ragazzate, soprattutto da parte dei genitori, non dico dagli insegnanti perché gli insegnanti sono molto più sensibili, ma da parte dei genitori ma tanto sono ragazzate, invece no, possiamo vedere che poi può avere anche delle, come ci diceva giustamente il collega, può avere anche delle conseguenze addirittura drammatiche. Beh, insomma, in Italia e nel mondo casi in cui ci sono stati ragazzi che si sono tolti la vita sono evidenti, e il fatto che comunque i genitori chiamati oggi a degli impegni che nelle nostre generazioni non erano così forti. Chi è intervenuto prima di me ha sottolineato una cosa importante. È vero che Pippi Calzelunghe camminava sui cornicioni, ma c'era qualcuno a casa che però andava a riprendere i comportamenti. Certo. Quindi c'era comunque una sorta di supervisione o comunque sia di copartecipazione a quello che erano le informative su ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Questa è una società assolutamente molto più liquida, in cui i confini sono assolutamente svaniti ad un certo punto, tant'è che alcune forme di bullismo oggi, sembrerà incredibile, si parla tantissimo di genere e di libertà nel fatto di amare una persona, questo in alcune circostanze può addirittura arrivare a essere confuso, cioè una fanciulla, mi è capitato di recente, che fa fatica a gestire una relazione con un maschietto, in questo caso, decide di sua spontanea che siccome questa è fallimentare, si dichiara in un altro modo, quindi orientata in una maniera differente, stiamo parlando della classe della terza, della primaria di secondo grado, quindi le nostre medie, e viene sollecitata dal gruppo a fare questo, perché altrimenti, visto che i maschietti non la vogliono perché dicono che non è carina, allora a questo punto deve cambiare l'orientamento. Cioè, siamo al paradosso ad un certo punto, dove in realtà il vero elemento di bullismo, perché si verifica in classe, è dato sull'aspetto fisico, sull'insicurezza, sul fatto che se ti prendono in giro per una caratteristica fisica ci soffri. E questo poi diventa invece ampio registro, ampia discussione su tutta un'altra serie di informazioni che non vengono correttamente assimilate, perché oggi si parla tantissimo di tutto questo, ma non si approfondisce assolutamente niente. E sull'ambito della superficialità questa società ne è una caratteristica piena, proprio perché Squid Game è vero che ha delle caratteristiche intrinseche molto forti, delle argomentazioni da approfondire, ma non c'è nessuno accanto, o comunque anche se c'è accanto richiede uno sforzo poter ragionare su quello che si vede. Ma non è solo questo, i ragazzini vengono lasciati comunque davanti al digitale e assorbono comunque quello che sono delle caratteristiche. Non è che perché è il digitale, non è un libro di storia, non si apprende, l'apprendimento nell'essere umano esiste sempre. E quindi sì, è una caratteristica assolutamente oggi sottovalutata, ma a partire dai piccoli comportamenti. Di solito si parla di cyberbullismo, di bullismo, quando la questione è eclatante, ma ci sono tanti piccoli pezzettini che divengono poi bullismo e cyberbullismo, e sono i piccoli comportamenti, il non pagare il biglietto dell'autobus e il fatto che comunque sia è diventato divertente trasgredire, e quindi nessuno poi ti dice hai fatto bene, hai fatto male, questa cosa non si fa, rimane tacito. E a quel punto allora diventa legittimo mangiarti la merendina, si faceva anche prima, è vero, però oggigiorno chi produce questo in fin dei conti non viene più sgridato come si faceva una volta, perché l'ambito educativo, e qui mi dispiace, ma in questa società abbiamo un'abdicazione alla figura paterna, cioè alle regole, perché oggi i genitori che riprendono i propri figli anche di fronte agli altri non ci sono, e comunque sia l'ambito educativo oggi vede dei genitori che sono molto più lassi nell'ambito dell'educativa, forse perché non vogliono neanche avere così tanti problemi, visto che è una società che corre, bisogna essere impegnati, bisogna produrre, forse bisognerebbe prendersi più tempo per ascoltare i ragazzi, prendersi più tempo anche per se stessi, perché altrimenti si arriva faticati. E se entro in casa la sera
e i miei figli hanno combinato un sacco di disastri, magari non ho voglia di ascoltarli, ci penserò domani e ci penserò il giorno dopo, fin tanto che ad un certo punto il tutto esplode e ho genitori che non credono, non riescono a capire come sia potuto succedere. E la stessa cosa vale anche per i comportamenti molto più trasgressivi di quando i ragazzi, non visti, non percepiti tra le mura domestiche, fanno poi uso di sostanze e comunque stupefacenti, perché tanto lo fanno tutti, perché certo. Qui c'è un referendum da poter, abbiamo un referendum davanti a noi rispetto all'uso dei cannabinoidi. Faccio parte di un'associazione, sono uno psicologo, è altamente pericoloso dare agio al fatto che queste sostanze possano divenire legali, perché comunque disinibiscono, fanno in modo che i confini diventino ancora più lassi, e allora se lo fai tu lo faccio anch'io, e allora c'è la moto, c'è il motorino, c'è il, come si dice, i piccoli mezzi di locomozione che comunque possono essere guidati anche da minorenni, magari sotto effetto di psicoattivanti. E tutto questo chi lo ferma? Se non c'è nemmeno lo Stato che pone dei limiti chiari, definiti e soprattutto conosciuti da tutti. Quindi il fenomeno in se stesso è composto da tante piccole caselle, tipo un mosaico. Alla fine si vede questa figura, però questa figura è già la sua complessità, e poter riprendere quelle che sono le caselle di questo mosaico che sono state male inserite diventa un lavoro di terapia. E invece quello che si vuol fare è una sorta di prevenzione, se abbiamo una società chiara. Io proprio sulla prevenzione volevo fare. Prego. È possibile prevenirlo in qualche modo? Quali sono gli strumenti che in questo momento possiamo avere? Poi la stessa domanda la porrò anche al collega. Beh, la prevenzione giustamente si basa sui sé, cioè sull'ampliare le possibilità dei ragazzi, perché se vedono nella loro vita che solo quella per loro è la soluzione, è chiaro che cercheranno di percorrerla. Invece dare la possibilità ai ragazzi di vedere che ci sono altri scenari nella vita, si possono fare altre scelte, che si può discutere, si può parlare, fare degli investimenti anche sugli adulti che comunque sia possono dimostrarsi più sicuri rispetto a una classe genitoriale, a una classe di docenti, e quindi possono investire su loro stessi, è già un elemento di prevenzione. Fare critica, fare autocritica, ragionare sugli eventi, fare in modo che una scena televisiva che ha riscosso particolare successo tra i ragazzi possa essere analizzata all'interno del contesto scolastico, apre alla possibilità di vedere in maniera diversa quello che accade nella realtà. Quindi fare prevenzione significa dare la possibilità di scegliere. E quindi se io scelgo e mi voglio bene, posso certo. scegliere qualcosa che mi faccia del bene, e quindi la società tenderà a spostarsi verso quello che è un benessere collettivo. Ma se io vedo tutto nero, mi insegnano, la faccio semplice, mi insegnano che in fin dei conti le cose vanno sempre così, e la legge di Murphy mi dice che comunque sia potrà solo andare peggio, è chiaro che il mio modo di vedere, di approcciarmi all'esistente, sarà comunque negativo, con quello che è una percezione del bicchiere mezzo vuoto, e quindi melanconica. E se è melanconica, chi me lo fa fare di fare meglio? E certo. quindi c'è un adattamento però verso il ribasso, e oggigiorno ci sono dei giovani che si stanno adattando a ciò che è ribassante, cioè che porta giù, e questo è esattamente ciò che noi vorremmo contrastare, quindi recuperare quei giovani, permettergli di ragionare, un libro dove si possa identificarsi. Quello che sta facendo il collega è assolutamente meritorio, perché poter fare in modo che i ragazzi conoscano altre esperienze e vedere anche un successo o un insuccesso, ma poterne parlare, è sicuramente un intervento di alta prevenzione, ed è meraviglioso, così come entrare nelle scuole e parlare con i ragazzi non tanto delle problematiche che sono connesse allo studio, ma del come mai ci sono delle problematiche che portano questo studente a non voler studiare. Che cosa c'è? Io torno dal collega, da Luca. Mi aggancio a quello che stava dicendo adesso la dottoressa Ponti. Tu che, voglio dire, stai provando in modo poi materialmente su se stesso questo contatto con i ragazzi, qual è un modo un po' efficace per fare della prevenzione? Un modo efficace? Sai, non c'è una ricetta, l'assenza di filtri. Io porto delle storie, è un disordine organizzato, perché alla fine, quando loro ascoltano le nostre storie, cerco sempre ovviamente di guidarli verso un certo obiettivo.
posso dirti quello che non dico. Quello che non dico è: ai miei tempi queste cose non accadevano, è meglio un abbraccio che un messaggio su WhatsApp, voi siete il futuro. Questi sono oggi, non è che, quando tu alla terza parola sbagliata si infilano giustamente le cuffiette e sentono la musica dall'iPhone, oppure ripassano. Quindi la cosa migliore è cercare, nel mio caso, io vedo che l'attenzione è sempre alta, perché vai diretto al punto, gli porti delle storie e cerchi di lasciargli sempre un interrogativo alla fine, cioè una storia. Christel è morta a un passo dalla Coppa Europa di sci, muore per una pasticca di estasi presa in una serata qualsiasi, in una discoteca, al Fluid vicino a Bergamo. Alla fine tu dici: ragazzi, ma com'è possibile che una che è un passo dalla Coppa Europa di sci muoia per una pasticca di estasi? Io non lo so, io vi racconto la storia, ditemi voi, che ne so io. Ecco, allora in quel caso tu noti che c'è una soglia di interesse molto alta, perché si esprimono, e allora c'è quello che ti dice: no, lei ha sbagliato perché non doveva andare con quelle ragazze, quelle del paese, perché quelle sapeva che erano delle tossiche, come si dice. Quell'altro invece dice: no, ma lei è stata vittima, no, ma lei l'ha presa di sua spontanea volontà, però che sfiga, era la prima volta. Un altro dice: no, non è sfiga, perché non lo sai che c'è dentro una pasticca. Poi vanno da soli. Ecco, io vedo che quando chiudo con una domanda e non con una tavola rotonda con 18 adulti che stanno lì a dire e a parlare in nome dei ragazzi, funziona molto di più. Una parentesi aperta. Ecco, io adesso do la linea alla pubblicità per il secondo blocco, ma torniamo subito in studio, poi, perché voglio continuare ancora col collega, perché ho altre domande da fargli, soprattutto su questo grosso progetto di Cuori Connessi. Bentornati qui in studio con Sei in Salute. Questa sera stiamo parlando di bullismo e cyberbullismo. Ecco, io torno ancora dal collega Luca. Torniamo sul grande progetto contro il cyberbullismo, quello di Unieuro, su cui tu stai lavorando. Quali sono i prossimi step e soprattutto su cos'è che siete concentrati in questo momento? I prossimi step sono innanzitutto la stesura del terzo libro, che riporta nuove storie che fanno anche intravedere, cosa importantissima, le potenzialità che ci sono dietro la tecnologia, perché la tecnologia di per sé non è sinonimo di progresso, e quindi raccontare storie dove la tecnologia è riuscita ad abbattere muri, ad avvicinare persone, questo è molto importante, perché allora in quel caso naturalmente la tecnologia sì che diventa progresso, perché ci aiuta a vivere meglio. Questo è il grande obiettivo, e non lo diciamo in teoria, ma mostriamo proprio storie dove è accaduto proprio questo. E i ragazzi sono ghiotti, devo dire, di questo tipo di situazioni, perché non sono teoriche, ma ci sono altri coetanei che, grazie appunto a questo strumento, sono riusciti ad ottenere. Non sto parlando naturalmente di influencer, assolutamente, sto parlando di ragazzi che sono riusciti a fare cose importanti utilizzando bene delle parole. E quindi sicuramente i libri, il terzo libro, sicuramente proseguiremo con questo tour virtuale, visto che la pandemia non ci consente di andare nei teatri, tour virtuale che però è molto più vicino a un programma televisivo interattivo, dove arrivano le domande dei ragazzi in diretta, dove abbiamo sempre la polizia postale, che per noi è fondamentale. Quindi al centro di ogni puntata del tour virtuale abbiamo una storia. E queste storie vengono poi appunto analizzate con i ragazzi. Poi naturalmente abbiamo un canale YouTube, tutte le settimane io racconto storie, fatti, intervisto personaggi. Lì c'è uno splittamento di target, perché comunque è ovvio che il canale YouTube lo guardino più i genitori e gli adulti che non i ragazzi. I ragazzi non sono troppo interessati alla mia faccia su YouTube. Però è molto importante, perché avere questo rapporto anche con migliaia e migliaia di docenti in tutta Italia, ma veramente sono migliaia, è una cosa tanto importante, perché si dialoga anche su come modificare il modo di rapportarsi con i ragazzi, quelli che sono i nuovi linguaggi, come poter appunto utilizzare quella che chiamiamo intelligenza emotiva, cioè sviluppare
un pensiero critico. I ragazzi leggono un qualcosa ma non sanno cosa c'è scritto, c'è questa totale incapacità. Quando parliamo di fake news, i ragazzi non hanno nessun filtro, bene o male per il virus c'è un vaccino, c'è una mascherina, di fronte a uno schermo loro quello che leggono lo ritengono più o meno vero, e allora si cerca di lavorare anche in questa direzione per creare una coscienza e una capacità di poter filtrare. Io lo faccio attraverso degli esempi pratici. Queste sono tutte le cose che ruotano attorno all'universo di Cuori Connessi, e devo dire che questa sorta di comunità si è allargata molto, ed è interessante come tante storie che noi raccontiamo dentro Cuori Connessi sono nate da Cuori Connessi. Penso a Camilla, una ragazza di Udine che leggendo Cuori Connessi si era rivolta poi in questura. Camilla, tutto è nato, no? La banalità del male, Hannah Arendt, il male è banale perché non richiede nessuna forma di pensiero. Camilla aveva il busto, scrivere Camilla gobba è stato un passaggio semplice nella chat di classe. Passare da Camilla gobba, visto che lei lo aveva giustamente riferito ai genitori, i genitori lo hanno detto al consiglio d'istituto, passare a Camilla gobba, la spia, the snitch, è stato un altro passaggio. E a quel punto Camilla ha vissuto una situazione devastante. Io ho un audio di una sua compagna di classe che nella chat di classe indica a Camilla esattamente un tutorial, 40 secondi in cui spiega come deve togliersi la vita impiccandosi. Dando proprio indicazioni precise. Ecco che ti trovi di fronte a situazioni estreme come questa, e poi c'è invece tutto quel sottobosco, quel sommerso che rappresenta la vastità enorme delle cose non denunciate, delle cose non raccontate, di quella che è troppo grassa, di quella che è troppo magra, di quello che è tutto un insieme che, come veniva giustamente detto prima, è sempre esistito. Quello che non esisteva è questa incapacità di sopportare tutto ciò, questa fragilità. Ma io qua mi fermo perché faccio il giornalista, non sono uno psicoterapeuta. Mi vengono in mente le parole che mi ha scritto una ragazza una volta da Aosta, un pezzo di carta stropicciato me l'ha lasciato in mano, mi ha scritto: io sono diventata ciò che gli altri scrivono di me, come posso venirne fuori? Non gli ho mai dato una risposta perché non c'era né un'email né nulla, e non ho fatto in tempo a parlare. Caspita, interessante quello che diceva il collega. Ecco, io voglio chiedere invece alla dottoressa Punti, come facciamo noi genitori o anche magari gli insegnanti che sono in ascolto a capire in un ragazzo che c'è qualcosa che non va? Quali sono i segnali a cui possiamo fare attenzione? Non c'è un manuale dei segnali a cui fare attenzione, purtroppo. Diciamo che ogni genitore è un po' esperto, dovrebbe esserlo un po' esperto dei propri figli, e il fatto di osservare un cambiamento, una chiusura che però non è la solita chiusura di quando in adolescenza, ad esempio, vogliono stare in camera da sole, proprio una chiusura nella comunicazione, quindi il fatto di evitare di confrontarsi. Allora lì c'è una ricerca, una voglia di dialogo, non di giudizio, perché se c'è una cosa che temono dai bimbi agli adolescenti è proprio il fatto di sentirsi dire. Oggi, se una volta si imponeva, la società di oggi, che ha cambiato notevolmente comunque le generazioni, sono più fragili di un tempo, hanno quindi necessità di un dialogo, che sia un dialogo di ascolto e non di giudizio. Non perché non si debba giudicare il proprio ragazzo o dare dei consigli, ma perché innanzitutto hanno bisogno di esprimere quello che sentono. Io ricevo lettere da parte dei ragazzi quando entro nelle scuole, a sintesi insomma di quello che è un percorso che abbiamo fatto insieme, ed effettivamente il versante della fragilità che loro sentono, ma anche un livello di autostima bassissimo. Sarà che gli influencer sono tutti assolutamente meravigliosi e che i filtri che vengono usati nel digitale rendono fatica poi nel riconoscersi in quello che è un soggetto più normale, più tranquillo, ma va dai maschietti alle femminucce, comprendendo davvero tutti. E quindi sì, c'è una fragilità di base che corrisponde poi a una incapacità di gestire la critica,
perché purtroppo oggi dire non sei o vorresti essere è comunque vissuto sulla pelle dei ragazzi all'interno della propria sfera emotiva, e se i genitori insomma si rendono conto di questo, io un consiglio che do sempre a tutti i genitori è quello di iscriverli a fare sport. Perché la grinta che vanno a maturare in un'attività assolutamente sportiva è comunque una buona base di successo per evitare, insomma, che entrino nel circuito degli psicologi, perché a volte, e mi permetto di dirlo, renderli fin da piccoli soggetti da terapia, sinceramente li etichetta in maniera così alta che non sempre è una buona cosa, e sono professionista in questo senso. Certo. Quindi bisogna stare davvero attenti, bisogna fare dei passaggi. Lo sport, tra l'altro, è un luogo in cui si insegna il rispetto, dalle regole al fatto di fare squadra. Che sia uno sport individuale, uno sport di gruppo va benissimo, però davvero mai come in questo momento storico c'è bisogno che i ragazzi stiano insieme in un ambiente sano, non in un ambiente attaccato al televisore, perché è vero che stanno insieme, magari giocano a Fortnite, ma non stanno sicuramente seguendo quello che sono delle buone prassi per riuscire a gestire una relazione tra pari. Certo. Quindi se posso dare questo consiglio, mi permetto davvero di parlare di attività sportiva, di tempo libero, di tempo di qualità passato con i propri genitori. Ecco, siamo in finale di trasmissione, io voglio fare una domanda velocissima, proprio brevissima a tutte e due. Se vogliamo dare un messaggio finale ai nostri genitori in ascolto, magari anche ai ragazzi che ci stanno seguendo, cosa possiamo dire? Inizio dalla dottoressa Ponti. Ma più tempo con i ragazzi, più impegno e più soprattutto capacità di ascolto. Si va al lavoro per riposarsi, quando si torna a casa comincia il vero lavoro, che è quello educativo. Perfetto. Luca? I consigli sono questi. Il vero problema è che stiamo andando da tutt'altra parte, quindi è molto complicato, secondo me, capire come venire fuori da queste situazioni. Siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio i nostri due ospiti, ringrazio la dottoressa Manuela Ponti, psicologa e psicoterapeuta, ricordiamo l'associazione AIDD. Associazione AIDD, Associazione Italiana per il Contrasto del Disagio Giovanile. Perfetto, e ringrazio soprattutto il collega Luca Pagliari, giornalista, autore del libro Cuori Connessi, Tu da che parte stai, che è stato scritto poi per la Polizia di Stato e Unieuro. Ecco Luca, magari vogliamo dare qualche al volo qualche riferimento su internet dove poter scaricare il tuo libro e vedere qualche informazione? Assolutamente, cuoriconnessi.it, da quel sito è possibile non solo scaricare gratuitamente i due libri, ma è possibile scaricare anche i docufilm che abbiamo realizzato e visionarli in classe. E ecco, quindi quel sito è un po' l'agorà, la piazza virtuale da cui poi si sviluppa tutto il progetto. Benissimo, grazie ancora. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata, la prossima settimana. Vi ricordo sempre di visitare i nostri siti web, www.tecnomedicina.it, che è il nostro sito web di informazione medico-scientifica, visitare il nostro sito della nostra trasmissione che è www.informativo.it. E ringrazio come sempre in regia Andrea per la supervisione del programma, ringrazio RBM Group e come sempre in finale di trasmissione buona salute a tutti.